Un gioco di carte. C'è una cosa che non riuscirò mai a capire. È come un mazzo di carte così grande possa stare sin dall'inizio all'interno di una custodia così piccola. Beh, questo non riuscirò mai a capirlo. Ci sono tante carte con cui si possono fare giochi di prestigio. Sì, ma io volevo fare un gioco di prestigio dove non si usano i jolly, semplicemente le carte cuori, quadri, fiori, picche. Quindi, eliminati i jolly, ti chiedo di dirmi stop in un momento qualsiasi mentre io scorro le carte in questo modo. Dimmi stop quando vuoi. Stop. Guarda e ricorda la carta che hai scelto. Sì. La rimettiamo nel mazzo. Alzo. Chiedo di dirmi di che colore era la carta, rosso o nera? A tutto 7 nero di picche. mi hai detto. Quindi la tua carta è 7 nero di picche. Bene, c'è un'altra cosa che io non riuscirò mai a capire dei giochi di carte. È come mai la tua carta non si trovi in fondo al mazzo? Beh, 7 nero di picche è anche una carta che non si trova in cima al mazzo. Ci sono altre cose che non riesco a capire. Come mai la tua carta non si trovi né qua? 7 nero di picche neanche qua, neanche qua. Quello che non riesco a capire è dove possa essere andata a finire questa di fiori, il 7 nero di picche. Tra tutte le carte del mazzo c'è esattamente una carta che non si riesce a trovare, il 7 nero di picche. Beh, forse perché qui sin dall'inizio del gioco c'era una custodia e all'interno della piccola custodia c'è qua piegata una carta. Andiamo a rintracciarla. La carta piegata risulta essere esattamente 7 nero di picche, la carta che hai scelto.